Sono Fred da Ravenna, mi sono perso, sono in un corridoio, c'è una porta davanti. Cosa dovrei fare? Entra. E bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo Good Code, Bad Code. Ospite con me Yakidale per rispondere ai vostri vocali che mi sono stati mandati sul gruppo Telegram, richieste di aiuto, consigli, e lanciando la monetina, se uscirà la faccia blu saremo buoni, se uscirà la faccia rossa saremo cattivi. Il primo è Salvo. Egregio Duca del Merluzzo, sono un ragazzo piuttosto magro e vorrei cercare di mettere in qualche modo massa muscolare. Ho notato anche che tu nel passato eri abbastanza magro. Come hai fatto a raggiungere questa forma e come potrei raggiungerla anch'io? Madon? Sicuro che la vuoi lanciare tu? Sì. Va bene. Oh, come si può fare? L'importante è prefissarsi un obiettivo, andare da un nutrizionista, da un personal trainer, farsi fare una scheda di allenamento con una giusta alimentazione, percorrere quel sentiero e diventare così bassosi. Sì, massimalisti. Per i diritti dei massimali. E questo era un audio molto pulito, molto facile. Semplice, facile. E infatti è Salvo. Salvo. Poi abbiamo Crab Crabber. Ma cos'è? Allora Mauri, sarò breve. Mi piace un mio compagno di classe. Ripeto, compagno, siamo dello stesso sesso. Ma non so come dichiararmi. Qualche consiglio? Beh, siamo dello stesso sesso. Beh, capita, cioè. Vado? Vai. Rosso. Qua se si volesse essere cattivi, e dobbiamo essere devi, cattivi. Devi assolutamente non farlo. Digli, guarda, ciao, scusa, mi piaci tanto. Se proprio proprio non almeno fatti fare una cosa. Esatto. Anna Laura. Bomba Mauri, ho il sospetto che il mio ragazzo mi tradisca, ma non voglio fare le cose da psicopatica, tipo controllare il telefono, queste cose così. Voglio un consiglio su come beccarlo senza sembrare psicopatica, grazie. Aspetta, là, perché ti sei accorto che lanciarla è... Sì. Blu. Saremo buoni. Lo guardi dritto negli occhi e gli dici: c'ho le corna? Questo è un consiglio bello. Sì. Ok. Non c'entra nulla. Però c'era un impiegato di Tesla che passava le informazioni ai giornalisti. Sai come hanno fatto a beccarlo? Hanno mandato una mail a tutti i dipendenti, con ogni mail degli spazi differenti. Quindi quando è uscita la mail pari pari sui giornali, hanno visto trovato quali spazi erano. Perché il pirla l'aveva semplicemente inoltrata. Aveva fatto copia e incolla. Pensa te. Che Tesla di carne, cosa le consiglieresti? Allora, non spiarlo, però usa l'intelligenza. Provaci con lui con un profilo fake. La trappola. E andiamo avanti con Claudio. Bomba Mauri, senti, allora so Claudio, io tengo un problema. Praticamente sono innamorato sempre della mia migliore amica. Sempre. Però lei ovviamente mi rifiuta sempre perché sono brutto. Cosa posso fare per levarmi questo problema? Grazie. Ho paura. Mi rifiuta sempre. Ho paura. L'orologio non lo so. Ho già visto, ho sbirciato. Diventa bello. O diventa ricco. Diventa ricco. Allora, essere sinceri non premia. Anche perché non è che puoi mentire di essere brutto. Se pensi di essere brutto, sarai brutto sicuramente ai suoi occhi. Quindi anzitutto pensa di essere bello. Se fai ridere una donna, sei a metà strada dalla conquista. Fai ridere? Le donne. Se volessi provarci con te, saprei farti ridere e poi vada boom. Però attento Paolo, ti ha fatto ridere. Cura la tua persona se pensi di essere brutto. Fallo per te stesso. Perché quando arriverai ad essere migliorato e lei verrà da te, tu gli dirai no, perché potrai avere chi vuoi. Oh, vai. Vedi i nomi belli. Ragno Babbuino. Promette bene. Ciao Maurizio, avrei bisogno di un tuo consiglio. Ho delle emorroidi grosse quanto delle noci. E ogni volta che devo andare in bagno mi viene da gridare aaah! Altrimenti non riesco a fare la cacca. Cosa mi consigli di fare? Visto che non posso andare in bagno da amici in giro, oppure la notte a casa mia, perché si sveglierebbero tutti. Ok. Ci sono due soluzioni. Vai. O cancelli tutti gli amici, ma rimani solo in casa. Fai cancella. Non esci più? Non esci più. Falla diventare una tua caratteristica. Una tua peculiarità. Se qualcuno si lamenta, gli caghi in casa. In casa. Spruzzata di sangue e via. Oddio mio. Può dire di avere quattro pa. Potrebbe provare il procedimento inverso. Cioè? Se non escono cose, entrano. Prenderlo in... Ragno Babbuino. Sì. Pa.
cos'è questo, Paolo? James Brown. No, è James Browning. Che uno dice, mamma mia, Brownies fai Browning, yeah. Col codice sconto, Merrills 10, 10% di sconto. Ma questi sono Brownie 0, lo sai perché? Perché? Che... Ah, non era una perché, barzelletta. No, era zero. Perché poi ci sono anche brownie. No, questa è cinnamon. A me la cannella non piace, ma voi potete comprarli. Ginepa! Fred da Ravenna. Cosa è successo? Fred da Ravenna mi ha mandato un vocale che cercava aiuto. Diciamo che è latitante. Sta scappando, sta fuggendo, Fred. Ho seguito il tuo consiglio, sono andato fino a Piombino, ho preso un fucile a Piombini, sono tornato a Ravenna e ho sparato il mio vicino di casa. Fai finta di nulla. Sono Fred, non più da Ravenna ma da San Vittore. Mi hanno chiesto uno o due nomi, quando è successo tutto ho fatto il tuo. E no, dobbiamo metterlo a tacere. Fatti trovare al semaforo alle 3:32. Ho fatto il fugottolo a San Vittore per andare ad Ostia, ma qualcuno ha dato buca. Nuketown 2025, 1v1. Only sniper quando vuoi. Vediamo un po' com'è la situazione. Sono Fred da Ravenna. Vabbè, ho capito che qua qualcuno si sta cacando sotto con la sfida Call of Duty. Lasciamola perdere. Ma detto ciò, io ho ancora bisogno del tuo aiuto. Mi sono perso, sono entrato in sto edificio, sono in un corridoio, c'ho una porta davanti. Cosa dovrei fare? Boh, io entro, che dici? Entra. No, raga, è Fred. Sono io. Fred, tu chi sei? Piacere, Fred. Jacopo. Vieni in mezzo, allora, che non ti vedono. T'hai chiamato te per arrivare qua? Così. Io sono arrivato qua dicendo cazzo. Penso. Mamma mia. La vita, madonna, buona. Lui si chiama Fredda. Fredda Ravenna. Effettivamente con l'umidità che c'è al momento. Il tuo caso è risolto finalmente dopo tutte le puntate. Però a questo punto mi dai una mano a rispondere perché per forza. Vediamo cosa dice Rebs. Bomba Mauri, e ciao a tutta la The Best Blend. A proposito di bombe, come faccio a far capire alla mia vicina di casa che i suoi figli hanno letteralmente rotto 3/4 di bombardini perché lanciano sempre miniciccioli, petardi e qualsiasi oggetto che esploda? Ovviamente io l'ho già detto con le buone, ma non ha funzionato. Grazie. Ale, Molotov. Alle esplosioni si risponde con esplosioni. Fatti a gara. Se no, rapimento. Oppure ti fai saltare tu. I bambini. Chiudiamo il canale, perché no? Rebecca, che è la storia del famoso sovrano conquistatore di donne. Salve a tutti, sono Topolino. Ti prego, dimmi che sembra Topolino, per favore. Comunque sono Rebecca. Era da romagnolo, Topolino. È romagnolo, romagnolo. Salve a tutti, sono Topolino. È la stessa che ha fatto Stitch. No. È la stessa che ha fatto Stitch. Ciao, io sono Stitch. Allora, lo so fare o no? Rebecca, senti, fai una cosa. Smith. Per non provarci più. Hai visto che ho chiesto di smettere, no? Di chiedermi consigli sulla depressione, sul doppiaggio, perché ho risposto mille volte. Fammi una domanda su queste cose da depressione. Tota, non imbarazzante. Salve a tutti, sono Topolino. Che la curva è stata difficile. Potrebbe anche fare il Topolino che corre in MotoGP. Topolino Rossi. Per cos'era questo? Scusa? Per me. Vuoi provare a lanciarla? La prossima, sì. È finito, era l'ultimo questo. Però vuoi rispondere a un problema di Yaki. Hai problemi, Yaki? Ho degli amici di cui non me ne frega niente che mi invitano a girare dei video di cui non me ne frega niente. Non mi offendo, non siamo amici. Come faccio a dirgli di no? Via. Non fa male, dai. Falla 20 volte. Tu vuoi che sia cattivo con te o con i tuoi amici? Ah no, con lui. Non hai amici. Quindi mi invitano a fare queste cose solo perché sono famoso. Non sei famoso. Non so. Io pensavo di essere tuo amico. No. Grazie ragazzi per essere stati con noi durante questo Good Call Bad Call. È arrivato a trovarci Fred da Ravenna e ospite Yakidale. Vi lascio i link loro perché poi comunque Yakidale, lo sapete, fa tante cose ipertecnologiche, mentre lui parlo di Naruto. Naruto importante. Ciao. Ciao ciao, ciao. Allora Mauri. Bomba Mauri. Bomba Mauri. Ciao Maurizio. Ciao Mauri. Bomba Mauri. Grazie. Ciao. Ciao e grazie. Grazie. Salve a tutti, sono Topolino.